Ragazzi, benvenuti a questo corso di walking. Andiamo subito un attimo a spiegare cosa si intende per walking. Il walking nasce all'epoca del contrabbasso, quindi quando ancora basso non era stato inventato, e ci riferiamo con questo termine al tipico accompagnamento, appunto nello stile jazz, swing e dintorni, col quale i contrabbassisti dell'epoca scandivano i quarti in linea di massima, poi ovviamente ci sono un sacco di eccezioni, e praticamente definendo quella che è l'armonia del brano, insieme al pianista ovviamente, ma anche volendo da solo quando il piano improvvisa, insomma, ruolo di armonia, di accompagnamento ritmico, in quanto appunto si scandiscono in genere i quarti nel tipico andamento del brano. In linea di massima si tende a suonare le note dell'accordo, quindi facciamo un esempio: Re maggiore, Re fa diesis La, e volendo il Do diesis, la settima, accordo di Re maggior 7. Le note dell'accordo, quindi diciamo sull'1 e sul 3, mentre sui tempi deboli, quindi su 2 e su 4, si tende a suonare le altre note, quindi le nona, undicesima e tredicesima, oppure le note di approccio cromatico, quindi quando si cambia accordo si tende spesso a suonare la nota un semitono sopra o sotto a quella di arrivo. Questo lo vedremo con calma. Quindi un esempio appunto di Re maggiore potrebbe essere. Terza. Sesta, quinta sull'uno della misura successiva. Detto questo, poi ci sono appunto una miriade di variazioni che si possono fare, ritmiche, armoniche e quant'altro. Una cosa fondamentale è innanzitutto conoscere tutti gli accordi, quindi vi consiglio un ripasso generale sull'argomento, quindi di triadi, quadriadi, accordi a più voci su tutta la tastiera e dopo le scale. Quindi facciamo un esempio. Prendiamo una tipica sequenza, la più famosa sequenza di accordi, quindi una cadenza 2-5-1, che sarebbe praticamente nel jazz una delle, appunto, una delle cadenze più usate, detta anche preparazione, tensione e risoluzione, nel caso di facciamo in si bemolle maggiore. Si bemolle, il 2 si intende appunto il secondo grado costruito sulla scala di Si bemolle, che è un Do minore, in genere con la settima. Quindi il primo accordo, il 2, è un Do minore, settima. Do, Mi bemolle, Sol, Si bemolle. Il quinto, che crea tensione, è un Fa settima, quindi Fa maggiore, Fa la Do, con la settima minore. Mi bemolle e Si bemolle maggiore o settima maggiore. Quindi Si bemolle, Re, Fa, La. Primo esercizio è studiare questi tre accordi, poi ovviamente tutte le tonalità su tutta la tastiera. Quindi uno degli esercizi, poi ve ne metto altri nel PDF allegato per cominciare, oppure andate a vedere le mie lezioni su
su appunto gli arpeggi, le triadi, le quadriadi. Comunque studiare questi tre accordi su tutta la tastiera. Iniziamo ad esempio da Do minore settima. Note di Do minore settima, semplicemente variando su tutto il range dello strumento, e possiamo variare anche l'ordine delle note, quindi o la ritmica. Esercizio all'inizio mettere un metronomo, una base e suonare ad esempio solo i quarti, quindi 'Cosa sul Fa settima e Si bemolle. Si può fare mille varianti di questi esercizi, però ora se non mi dilungo troppo. Un esempio è farli su una corda sola, quindi per esempio Fa settima, oppure Si bemolle maggior seme, parto dalla nota più grave, quindi Fa quinta di Si bemolle. Eccetera, poi collegare questi tre accordi, quindi con una base o con un loop. Potete registrare una cosa del genere e metterla in loop, oppure una base, tanto metterò tutto allegato in tutte le tonalità. E iniziare a suonare sul 251, però con un sostegno armonico sotto, quindi andando a tempo, iniziando semplice, usando queste quattro note per ogni accordo. Di Do minore settima, una di Fa settima, posso partire dalla terza alla quinta e due di Si bemolle, maggior seme. Modulo, iniziamo a vedere quali sono le prime forme di walking,
partendo dal semplice, poi cambieremo quindi tipo di approccio, le note da utilizzare, le scale, passeremo ad altri contesti armonici, altre cadenze, fino alla fine, vorrei arrivare alla fine di questo corso e essere in grado di suonare, diciamo, in modo corretto e adeguato ogni tipo di brano dove è richiesto appunto un working, più o meno complicato. E tanto li vedremo insieme, faremo anche andiamo a analizzare le linee dei grandi bassisti, tipo Ron Carter, Ray Brown, ce ne sono tantissimi, i grandi maestri del walking. Quindi al prossimo capitolo, intanto fate questi esercizi.